vi faccio subito una domanda: quando è l'ultima volta che un parlamentare della Repubblica è venuto a parlare con i cittadini di Difesa a chiedervi quello che ne pensate? Mai, non è mai accaduto. E intanto soprattutto noi siciliani, che la difesa ci sembra un qualcosa di astratto, un qualcosa che non ci appartiene, un qualcosa che non entra all'interno delle nostre vite, ci siamo lasciati fregare. Sì, ci siamo lasciati fregare, lo spiegava poc'anzi Alessandro prima, quando parlava della bellezza di Catania. Io arrivo da Trapani, quindi sono siciliano e vivo la Sicilia, sono un architetto, quindi so le bellezze di questo posto. Ma quale mente eccelsa ha potuto trasformare la Sicilia in un obiettivo sensibile dal punto di vista militare? Ragazzi, qui hanno creato realmente il deserto, e il deserto non è il posto dove non crescono le piante, il deserto è quel posto dove non vivono più le persone. È questo che hanno fatto, piano piano ci hanno fatto allontanare tutti quanti. I nostri giovani sono andati fuori a lavorare e non abbiamo capito il perché, e siamo rimasti lì con la testa sotto la sabbia. I nostri insegnanti sono andati fuori, li hanno mandati al nord a lavorare e noi siamo rimasti lì con la testa sotto la sabbia. Ragazzi, il MUOS, Sigonella, Birgi, Pantelleria sono delle basi che non sono più, sono dei territori che non sono più in mano all'Italia, sono degli americani. E allora qualcuno vi ha chiesto se volete o no che questi territori facciano più parte dell'Italia? Rispondetemi, ve l'hanno chiesto? Non vi sento! E allora che cosa hanno fatto? Sono gli americani, la Pinotti e Gentiloni, il ministro della difesa e il ministro degli esteri, non sono i ministri dell'Italia, sono i ministri degli Stati Uniti d'America. E allora è a loro che rispondono. Allora davanti a questa cosa, per prima, noi siciliani dobbiamo alzare la testa e dirlo forte quel nostro no. Si parla in questi giorni di riforma costituzionale, ebbene non tutti gli articoli li hanno toccati, perché alcuni li hanno già messi sotto il cassetto. Allora mi riferisco all'articolo 11 della Costituzione, soprattutto alla prima parte: l'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra. Allora vi chiedo un attimo di attenzione, volete sì o no la guerra? Volete sì o no che l'Italia partecipi ad azioni belliche? No! Volete sì o no che l'Italia partecipi a missioni di guerra internazionali? No! E allora se ne sono fregati di questo no, perché non ce l'hanno chiesto, sono andati oltre a quello che la Costituzione prevede. Allora noi vogliamo recuperare quella sovranità che ci appartiene, vogliamo recuperare la sovranità della terra che ci appartiene, vogliamo recuperare la sovranità dell'aria che respiriamo, perché anche quella ci hanno avvelenato. Allora davanti a queste cose dobbiamo reagire. Ragazzi, non vi meritate un sindaco come Bianco qui, non vi meritate un presidente della regione come Crocetta, non vi meritate un presidente del consiglio come Renzi. Io forse sono meno democratico di altri, e allora a un presidente della regione come Renzi, che ha calato la testa agli americani e che ha venduto il futuro dei siciliani, vi propongo una cosa, sempre in maniera democratica. Signori, io propongo l'esilio per Rosario Crocetta, siete d'accordo, sì o no? L'abbiamo detta in questi anni in commissione difesa, riduciamo i costi della difesa, ma non facciamoli pagare ai lavoratori della difesa, ai carabinieri che stanno lì, i poliziotti, tutti quelli che si occupano di sicurezza lo sanno. Allora l'Italia spende in questo momento 20 miliardi di euro all'anno come spese per la difesa, la NATO impone che l'Italia passi da questo 1% del PIL al 2%, significa raddoppiare questa somma, portarlo al 40 miliardi. Noi diciamo non spendiamo più tutti questi quadrini e spendiamo quei 20 miliardi di differenza. E Nunzia Catalfo, che ha fatto, che ha studiato, che ha realizzato quel sogno che si chiama reddito di cittadinanza, lo sa. Potremmo serenamente fare una sicurezza per tutto il popolo italiano, per la
popolazione italiana e investire quei 16-17 miliardi nel reddito di cittadinanza. Questa è una proposta che gli abbiamo fatto e ci hanno detto di no. Ora mi accingo a chiudere e lascio la parola agli altri portavoce. Vi dico soltanto di partecipare in maniera attiva. Non basta votare il Movimento 5 Stelle o venirci a dire voi siete l'ultima speranza. No, noi tutti insieme siamo la prima speranza di questo paese e vi assicuro che lo cambieremo. Grazie Catania. Grazie. Grazie, ciao a tutti, sono il consigliere Nuccio Tropi.